Vita digitale, social network, revenge porn sono alcuni dei temi trattati nella serie Nude, lanciata su Rai Play proprio in questi giorni, prodotta da Riccardo Rosso con la regia di Laura Lucchetti. E Laura Lucchetti è proprio la nostra ospite di questa sera, andremo ad intervistarla qui per Alley Talks. Io sono Letizia Giangualano e questo è Alley Talks, il nostro contenitore bisettimanale di Alley Up, il Sole 24 Ore, il blog multifirma guidato, diretto da Monica D'Ascenzo. Vedo che Laura è già entrata, quindi la collego subito con noi. Siamo in attesa dell'ingresso di Laura, eccola qui. Buonasera Laura, Ciao ciao. cara, buonasera. Grazie Benvenuta, grazie per essere qui con noi. Ho a voi. introdotto brevemente il tema di questa serata, però adesso vorrei un attimino fare anche una presentazione di te per chi non ti conosce. Laura Lucchetti è regista di cinema, teatro, animazione e per la prima volta adesso anche di serie TV con Nude. Ha collaborato con Anthony Minghella e con Russell Crowe, ha vinto un Oscar per l'animazione. E quindi adesso è regista di Nude, che è un remake di una serie norvegese in 10 puntate, suddivisa in 3 parti. Ogni parte porta il nome del protagonista. E quindi abbiamo 3 protagonisti, 3 storie differenti che affrontano il tema del revenge porn, ma anche più generalmente della diffusione di materiale intimo online, non consenziente, e quindi lo affronta attraverso appunto 3 storie e 3 punti di vista molto diversi. Allora, la prima domanda che ti vorrei fare, Laura, è, io so che anche è la prima volta che hai lavorato su un copione non tuo, su una sceneggiatura non tua. E quindi ti vorrei chiedere come avete proprio approcciato la costruzione dei personaggi e della storia. Anche perché penso che tu l'abbia fatto proprio insieme ai ragazzi. E sì, dunque gli sceneggiatori avevano lavorato su un adattamento dall'originale norvegese, aggiungendo delle cose che insomma, noi viviamo in maniera differente. Quindi il gruppo, il clan, c'è cioè un focus specifico sulle relazioni. Io mi sono trovata poi a lavorare sui copioni sia con gli sceneggiatori, che sono stati molto carini, che beh, mi hanno permesso insomma di anche mettere bocca, no? E poi una volta che c'era stato il lavoro proprio con gli sceneggiatori sui copioni, con i ragazzi. I personaggi li abbiamo seguiti ovviamente perché la struttura era molto chiara, quella narrativa, ma c'è stato anche un sacco diciamo, di entusiasmo giovanile da parte loro e da parte mia, per cui abbiamo seguito un metodo un po' anarchico, che è il mio, che è tutto intuitivo, che è anche fatto di molta improvvisazione, perché soprattutto per attori giovani la prima esperienza era molto più importante che capissero la realtà dei propri personaggi piuttosto che cercare di imparare un ruolo a memoria. E diciamo che con questo lavoro siamo riusciti a creare dei personaggi che sono sia vicini agli attori che li interpretavano che a quelli, insomma, che erano scritti sulla carta, sperando, insomma, di aver fatto un buon lavoro. Ma una cosa che emerge tantissimo, l'ho vista tutta la serie. Allora, ovviamente quando si lavora sui teen drama è facile il rischio di cadere dentro allo stereotipo di costruire dei personaggi monolitici, cosa che qui non succede assolutamente, ovviamente. Anzi, è molto profondo lo sguardo sui personaggi, per niente banale, ed è mai giudicante soprattutto. È per questo anche Grazie. i personaggi sono così sfaccettati, così sfumati, non c'è una vittima, non c'è un carnefice, tutti sono un po' vittime, un po' carnefici nella vita che nel modo di condurre le relazioni sociali, ma soprattutto la cosa che emerge tantissimo è la diseducazione alla relazione con l'altro, ed è quello il vero problema. Vedo che hai fatto i compiti molto bene. Sì, Allora, intanto mi hai fatto inconsapevolmente una serie di complimenti incredibile, quindi ti ringrazio perché tutte queste cose che tu
hai notato, sono per il mio lavoro una serie di complimenti proprio molto ambiti. Intanto il non giudizio, perché non è nella mia natura, ma, e non è nella natura di questo progetto giudicare, ma la cosa era importante era di mettersi dentro. Mettersi nella mischia insieme ai personaggi, cercare di raccontare quello che nella verità e nella vita è l'assenza di manicheismo, cioè non ci sono i vincitori e i perdenti, non ci sono i cattivi, non ci sono i buoni, però la compagine mista che tu hai appena sottolineato è quella per cui io. No, verso la quale ho lavorato, quindi se l'hai riscontrata vuol dire che parte di quel lavoro ha avuto l'esito che speravo. L'importante quando si fanno questo tipo di cose, almeno per me, è quello di sollevare delle domande piuttosto che dare delle risposte. Io non mi sento nessun modo in grado di dare delle risposte, però il lavoro è stato molto bello perché è stato un lavoro di molto distinto, un lavoro di mischia ed è stato utile anche a me cercare di scoprire con questi ragazzi delle cose che io stessa non conoscevo. Hai ricevuto anche dei feedback proprio da adolescenti, si sono sentiti Sì, rappresentati. guarda, la cosa più bella che raccontavo oggi in un'altra diretta è stata il fatto che i social li condanniamo soprattutto in questa serie, ma i social anche hanno un potere ravvicinante, no? Tra le persone. Se si può raggiungere chiunque, si può parlare con chiunque. Quindi tutte le distanze sono accorciate. E la cosa bella è che si intessono relazioni anche, no, durature con persone che magari non si incontreranno mai. E così come si parla con un pubblico che altrimenti tu non incontreresti mai. Ho ricevuto un paio di, io le chiamo lettere perché sono proprio lettere, ma una in particolare mi ha colpito di questo ragazzo molto giovane che mi diceva che era felice di sentirsi rappresentato tra quegli adolescenti non giudicato, di essere accarezzato, di essere capito, no? Come adolescente e non punito in quanto tale. E mi diceva questa cosa questa sicurezza che ci fai sentire nel farci vedere questa serie e farci capire certe cose, è quella di una mamma. Ha detto: sei la mamma di tutti gli adolescenti. Dico, mi venivano le lacrime perché credo che è valsa molto più quella lettera che tante critiche, magari sai, di critici di importanza, di lustro, che certo per noi registi sono importantissime. E poi ti arriva un feedback così dal pubblico, che è poi quell'entità a noi sconosciuta per cui lavoriamo tutta la vita, e che grazie appunto ai social invece diventa meno sconosciuta, è più vicina, i feedback arrivano e fino adesso diciamo, ho ricevuto manifestazioni, molte manifestazioni di affetto sia dagli adulti che dagli adolescenti, e questa è una grande soddisfazione. Mi colpisce molto una delle frasi che hai detto di questa lettera, quando lui dice mi sento capito e non giudicato in quanto adolescente, perché è vero che sugli adolescenti, gli adulti hanno spesso uno sguardo giudicante proprio solo in quanto adolescenti. È perché lo sguardo è degli adulti, e noi quindi quel gap è molto difficile da colmare, no? C'è bisogno di una, non so, di un ritorno indietro nel tempo, che comunque è sempre un ritorno, no? Di rivivere certe cose, quindi nell'immediatezza di una distanza c'è sempre un giudizio. E questo è inevitabile, però fa parte insomma della vita ed è divertente provare a eliminare quelle distanze, ma c'è il rischio di essere il vecchio che gioca ad essere adolescente e non invece la persona che cerca di stargli vicino. Cioè, è tutta una sfida, però è molto bella, no? E il fatto che ci sono mondi diversi da studiare per noi registi è quello che fa di questo lavoro un lavoro che non invecchia mai, no? Perché ogni volta è uno studio, una curiosità, ma io lo faccio anche con le persone, sono estremamente curiosa delle persone perché è bello, cioè, ci sono delle storie infinite dietro a qualsiasi gesto. E questa curiosità la dovremmo mantenere per affrontare tutti noi i casi che dobbiamo raccontare. Rispetto a questo, li fai parlare tantissimo questi ragazzi, e non soltanto con le parole, con gli sguardi, raccontano molto di quello che vivono, proprio nei loro conflitti interiori durante le storie. Mi chiedevo se, per riuscire a tirar fuori anche tutto quel non detto,
Quanto ti sei dovuta avvicinare a loro? Quanto della Laura adolescente hai dovuto recuperare nella costruzione proprio dei personaggi insieme a loro? Che cosa Guarda, ti ti sta devo facendo? fare un'amara confessione che non mi sono dovuta avvicinare alla Laura adolescente, ma purtroppo cerco di allontanarmi da lei tutti i giorni, ma è sempre presente. Quindi il lavoro è più di allontanare quel lucignolo che, ahimè, è sempre presente nella mia vita e che probabilmente mi dà una mano e un passepartout nell'avvicinarmi a tutte le storie giovanili, che sono poi le storie che io amo raccontare. Ma è stato un atto di grande amore, di grande passione, di innamoramento, di divertimento, no? Mi sono dimenticata che stavo facendo un lavoro e mi sono avvicinata ai miei ragazzi, in maniera naturale. Ho avuto tantissimo indietro da loro e se quel poco che sono riuscita a fare o quello che voi giornalisti dite che sono riuscita a fare lo devo alla fiducia che mi hanno dato e alla possibilità di vedere anche per pochi istanti la vita con i loro occhi. Cioè, ho cercato di non fare una rivisitazione della mia adolescenza, ma di, in maniera un po' vampiresca, di riuscire a vedere la loro per qualche frammento di tempo infinitamente piccolo, e questo è un regalo che mi hanno fatto i miei attori, ed è un regalo che in questo lavoro è tra i più preziosi. Poi, diciamo, quella è la sfera della vita che io amo di più, è il momento della vita che amo di più. L'ho fatto nel mio film. Oh, no, stessa cosa, due adolescenti non attori. In questa serie ho battezzato 20 non attori. Nel mio prossimo film saranno altri quattro adolescenti, probabilmente non attori. Che ti devo dire? È quella. No, è il lucignolo che sta lì. Tu mi dici io devo riavvicinare l'adolescenza e ti dico no, la devo mandare via, la devo allontanare. Senti, io so che non ti piace che io ti chieda qual è il messaggio della serie, però io Lo sai. una domanda simile te la voglio fare, ma non tanto. Allora, ovviamente lo scopo di questa serie non è dirci cosa dobbiamo fare e come dobbiamo comportarci con gli adolescenti, non è questo. Però parlo da adulto proprio. Scusate, dire parlo da adulto mi ha fatto un effetto strano. No, da adulto sento che in qualche modo mi è stato detto: guarda, che non ti sei sforzata tanto di capirli davvero gli adolescenti. C'è un qualche messaggio di ricostruzione del contesto, della cornice dentro cui vivono i ragazzi, mi è arrivato come se mi fosse proprio, come se fosse tra le righe, sotto le righe. Era un po' anche questo lo scopo di Allora, parlare. sì, chiamiamoli segnali e non messaggi, no? Perché come tu sai, il messaggio implica poi una costruzione cognitiva personale che noi registi possiamo avere o non avere. I messaggi sono per i grandi filosofi, grandi politici, grandi intellettuali. Noi, io credo, questa è la mia visione, poi parlerai con altri registi che la pensano in maniera diversa. Noi credo che dobbiamo illuminare le zone d'ombra che trattiamo. In questo caso io ho avuto l'opportunità di trattare un tema così importante, del quale non mi dichiaro un esperto, ma ho amato la possibilità di accendere un lumicino su una cosa poi di cui si parla molto poco fino a che non entra nel parossismo mediatico della tragedia, no? Ma prima di arrivare alla tragedia ci sono vari livelli in cui è presente, è insidiosa questa problematica del revenge porn. La possibilità che mi è stata data è quella di accendere una luce su questo problema e mi è stata data la responsabilità meravigliosa di sollevare delle domande, perché a me non piace dare delle risposte. Sollevare delle domande implica un titillamento dell'attenzione del pubblico appunto a chiedersi di cose che non conosce e ad attivare una forma di curiosità che magari prima era latente o dormiente. Se tu quello che tu chiami messaggi, o forse li chiamerei dei segnali, no? Dei segnali di attenzione su delle cose che normalmente non guardiamo. E in questo caso i nostri ragazzi o il problema del revenge porn. Io sono una madre e se non conosco quali sono le cose che possono
aggravare la situazione di mio figlio, tendo a malinterpretare i segnali che mi porta a casa. Magari conoscere che c'è un problema in più, che non avevamo considerato, ci può aiutare ad interpretare dei segnali che ci portano dentro casa, no? Magari di malessere o no, di infelicità. Poi la cosa meravigliosa è che qualsiasi lavoro si faccia, da un cortometraggio, una serie, ad un film, il pubblico lo prende e lo fa suo, non è più mio, la serie non è più mia. Nel momento in cui è lì fuori è del pubblico che la mastica, la digerisce e porta a casa quello che meglio, crede e quello che ha sentito di più. E quindi se anche le cose portate a casa sono diverse l'una dall'altra, il mio lavoro è fatto, io sono molto felice. Però lungi da me dal santificare, pontificare messaggi, no? Il messaggio, cioè la tematica va presa seriamente, con coscienza, con onestà, il lavoro va fatto con passione e poi va messo in pasto a un pubblico che ha sensibilità diversa, avrà reazioni diverse, però l'importante è avere delle reazioni e questo secondo me è il fine del nostro lavoro. Ti vorrei fare anche una domanda su una scelta stilistica, anzi su due scelte stilistiche. Da una parte l'uso della camera, che è molto mosso, è molto instabile, direi addirittura, ed ha il senso proprio anche dell'instabilità emotiva dei rapporti, delle relazioni, soprattutto nei momenti più drammatici delle storie. E dall'altra parte, sempre in questa direzione, la scelta anche della non ambientazione, perché di fatto sì, sembra apparentemente di essere a Bologna, ma potrebbe essere in realtà una qualunque città del nord centro Italia, ma anche non una città grande, ma un paesino piccolo. È molto ambigua questa cosa. Ti vorrei chiedere se c'è un motivo dietro queste due scelte. Sì, queste sono due scelte molto specifiche fatte all'inizio della lavorazione. E ho sempre desiderato che la macchina da presa fosse una macchina da presa sporca e estremamente vicina alla pelle degli attori. E è quasi sempre una macchina a mano o una macchina con Ronin, quindi è una macchina in movimento. Molto raramente ci sono delle inquadrature statiche, proprio perché il mio desiderio era di stare attaccata alla pelle, alle sensazioni, al sudore, agli odori di questi ragazzi, proprio per accompagnarli, accarezzarli e non giudicarli con un'inquadratura statica, magari da lontana o da lontano creare una distanza fra me e loro. Nelle scene di massa, nelle scene delle feste, così, la cosa che ha divertito loro, ma anche me da morire, era che io ero attaccata all'operatrice, che chiaramente in mezzo a tutti i ragazzi che ballavano, e io la guidavo e io e lei ballavamo dentro la festa, ma io la dovevo guidare perché lei aveva la macchina, ovviamente. Proprio per stare insieme a loro, io urlavo durante la festa quello che dovevano fare: baciatevi, spogliatevi, ne ho fatte di ogni. Però non volevo essere il regista al monitor che li guardava da lontano, e quello spero si senta. E anche nelle scene nelle scene d'amore, nelle scene di sesso, cioè io stavo appiccicata a loro proprio perché tu li accarezzi e non li guardi, cioè non li spii, non c'è voyeurismo, ma c'è una naturalezza dei comportamenti sessuali, una purezza, anche una vitalità che è proprio di quell'età, perché la sessualità di quell'età è irripetibile e devi starci dentro, devi stargli addosso, perché è l'unica maniera per non guardarli, ma per viverli. Per quanto riguarda invece la seconda cosa, cioè la geografia che ho costruito, è stata una geografia assolutamente precisa e voluta, quella che io chiamo la geografia dell'anima. Perché felicissima che la serie fosse nella regione e a Bologna, ed è questa è stata un'intuizione del mio produttore, di Riccardo Russo, che sin dall'inizio non voleva le cosiddette metropoli italiane, cioè le solite Roma, Palermo, Napoli e Milano, ma voleva ambientarlo in un posto più piccolo del nord, dove l'alienazione, non era l'alienazione della città grande che portava il revenge porn, ma dove sembrava che tutto fosse meraviglioso, dove si va in bicicletta, dove tutto perfetto c'è anche lì, perché è un mostro silente.
E arrivati lì, io ho fatto delle richieste che sono state accettate e mi è stata data la libertà di creare la mia geografia ed invece di andare sui landmark, no, riconoscibilissimi delle torri, portici, fiori, le case rosse, io ho chiesto allo scenografo e allo location manager di trovarmi architettura industriale, capannoni. Case abbandonate, metallo e tanta natura, natura selvaggia, campi distese, fili elettrici, perché volevo creare questa anche solitudine dei ragazzi, no? In questi posti che sono tremendamente piccoli, claustrofobici oppure enormi e anch'essi claustrofobici, per creare una provincia che fosse quella, no? In maniera specifica. Quella, ma potrebbe essere qualsiasi altra provincia, cioè potremmo essere vicino a Bari, vicino ad Ancona, no? Vicino a Viterbo, però in realtà quel tipo di costruzione, quella natura è proprio del posto, è proprio della regione che ci ha trattato in maniera meravigliosa e la Film Commission ci ha aiutato tantissimo e quindi è stato anche quello un piacere di andare a scovare dei posti non conosciuti. Una scelta molto bella anche perché aiuta ulteriormente proprio a dipingere il contesto dentro cui vivono i ragazzi, tanto al nord quanto al sud, quanto al centro. E su questo vorrei anche riportare alcuni dati. Secondo l'Osservatorio in difesa 2020 di Tervezom, sono dei dati abbastanza recenti, il 61% dei giovani ha dichiarato di essere vittima di bullismo, di cyberbullismo. Cyberbullismo non è solo revenge porn, ma qualunque atto di bullismo digitale. Episodi di violenza psicologica subita da parte di coetanei sono dichiarati dal 42,23% e in particolare il 44,57% delle ragazze segnala il disagio provato a causa proprio dei commenti non graditi di carattere sessuale online. Ultima cosa importante, proprio nell'anno del Covid, il 93% degli adolescenti ha affermato di sentirsi solo, con un aumento del 10% rispetto al 2019. La solitudine che stavi anche raccontando e che hai raccontato anche con la scelta scenografica è uno forse degli elementi principali che sta dietro a questi episodi ed emerge tantissimo, soprattutto con la storia di Ada, che nonostante abbia un'amica e una madre presente, attenta, c'è una profonda solitudine nel personaggio di Ada ed è quello che poi la porta a impantanarsi dentro una situazione apparentemente senza via d'uscita. Io vorrei chiedere ancora due cose prima di salutarti. Ti vorrei chiedere se, dato che hai lavorato anche insomma, con produzioni straniere, dicevamo di Russell Crowe all'inizio, se ci sono delle differenze molto forti, molto salienti nell'essere stata a lavorare con produzioni italiane e straniere. No, scusa, se ci sono delle... ti ho perso, molto salienti. Se ci sono delle differenze molto salienti nel lavoro proprio di regista tra le produzioni italiane e le produzioni straniere, che tipo di, insomma, che tipo di attività hai affrontato, hai trovata? Guarda, io come regista ho lavorato solo in produzioni italiane, poi ho fatto altri lavori con le produzioni americane. A parte un documentario che ho fatto per Channel 4 su Anthony Minghella, che era per, appunto, per Channel 4 e Miramax, non ho ancora l'esperienza no, di un film o di una serie. L'ho vissuta in altri panni, no? E, bah, guarda, il lavoro secondo me quando lo si fa seriamente è uguale in tutti i posti. Chiaramente noi, proprio per farti un discorso un po' grossolano, magari abbiamo dei budget ridotti, ma abbiamo dei tecnici, delle maestranze, degli artisti di un livello altissimo che veramente ci invidiano tutti. E una capacità risolutiva mercuriale dei problemi che non ha nessun altro, no? E io mi ricordo quando lavoravo in produzione in America, mi chiamavano perché cioè, chiama l'italiana che gli viene l'idea, ed è vero, non è uno stereotipo, perché lì dico, vabbè, c'è il problema, lo risolviamo.
no? E quella è una capacità, e lo dico da italiano che ha vissuto all'estero quasi 14 anni, quella è una capacità enorme che noi sottovalutiamo sempre di noi stessi, esattamente come l'artigianato nostrano e le nostre famiglie artistiche. E poi il lavoro quando è stereo è uguale dappertutto, cioè nel senso che magari ci sono più mezzi, le produzioni americane sicuramente quello che noi consideriamo un medio budget, magari per loro un basso budget, ma io credo che il lavoro quando fatto seriamente è un po' è simile, no? Noi abbiamo meravigliosi direttori della fotografia, noi abbiamo degli artisti, c'è il mio direttore della fotografia con cui ho lavorato su Nudes, Sara Purgatorio, lei è artista, cioè, lei dipinge, cioè, non è la cinepresa, non è la luce, cioè, sono delle cose, cioè, lei è una donna molto speciale e c'è la. E non ha niente a che invidiare a tanti grandi direttori della fotografia, magari anche un po' più noiosi che ci sono all'estero. Quindi io sono molto fiera di lavorare in Italia e sono una grande supporter dei nostri talenti, così come no, la mia montatrice Paola Freddi non ha assolutamente nulla a che invidiare all'estero, né il mio compositore, mio, vedi, siamo tutti noi, i miei ragazzi, siamo un po' compulsivi noi registi. Però no, le differenze sono differenze di grandezza, non differenze di qualità. Un film americano per le unions, per i sindacati, deve avere tot per persone sul set, un film italiano ce n'ha di meno, però no, io penso solo che sia un fatto di, come dicono gli spagnoli, di tamagno, no? Di grandezza, non di qualità. Bella questa cosa, ci metterei una cornice intorno a tutta questa risposta che hai dato, perché davvero in questo momento storico soprattutto c'è i lavoratori dello spettacolo e non soltanto gli attori, ma anche chi lavora dietro le quinte, ha tanto bisogno di essere riconosciuto perlomeno, insomma. L'ultima Da cosa. lamentarsi sempre e parlare sempre male, no? Del nostro sistema. Siamo un po' disorganizzati, ma ci sono gli artisti tecnici più bravi, no? Ma questo ha detta anche non mia, che non sono nessuno, ma ha detta anche dei grandi, no? Insomma, dei grandi players del cinema, anche statunitense o anglosassone. La percezione sbagliata di chi fa spettacolo è che fa spettacolo e si diverte. Invece è un'industria che dà da mangiare a un sacco di famiglie. Quando io parlo con le persone mi dicono un film costa 2 milioni di euro. Un film da 2 milioni di euro non è un film a alto budget, anzi, la metà va in contributi e sono centinaia di famiglie che campano su un film, più poi cioè, tutti quelli che vivono sull'esercizio, no? Sugli esercenti, i distributori, le televisioni, cioè è un'industria che genera un profitto. Viene trattata come un hobby e la gente pensa che noi lavoriamo, ci divertiamo, che è un hobby, ma non è un hobby, è una piccola industria, non neanche tanto piccola. Quindi è solo quella che è la mentalità che va un po' cambiata. Non è un hobby, non ci alziamo la mattina e ci attacchiamo alle tende e facciamo gli artisti, ma per arrivare a scrivere anche una sceneggiatura c'è cioè un anno di lavoro, un anno, no? È un lavoro. E spesso invece viene considerato come un gioco. L'indotto è molto alto e c'è un numero altissimo di famiglie che vive su queste industrie. Se ce la fanno fare, se no, no. Ti posso salutare con una domanda un po' frivola? Dimmi. Preferisci lavorare sul cinema o sui corti di animazione, sull'animazione? Allora, il film è il mio marito e l'animazione è il mio amante, ma non posso vivere senza l'uno e senza l'altro. Quindi l'animazione è una scoperta che ho fatto 5-6 anni fa da grande fan. E quindi mi sono approcciata proprio con un'umiltà e. No, con un atteggiamento da fan. E piano piano ho imparato quello che bisognava imparare e che sto ancora imparando. I risultati sono stati ottimi e ho pensato che fosse il caso di continuare. E più continuavo e più mi innamoravo. E sarebbe meraviglioso riuscire a fare un lungometraggio in animazione, ma quello è un budget e un tempo molto lungo, ma che io sicuramente non abbandonerò perché ho la testa di una durezza infinita.
sono più testarda di una capra tibetana e quindi spero che l'animazione si sviluppi anche in animazione di lungo. E poi è un racconto, perché la cosa che interessa di più a me è il racconto. Il racconto ha una grammatica diversa per ogni tipo di racconto. Quindi ci sono delle narrazioni che necessitano o chiedono l'animazione, altre le serie, altri film, altri documentari. L'importante è riuscire a raccontare una storia. Poi la storia avrà il vestito che più gli si addice in quel momento. Quindi, che sia di finzione o che sia di animazione, bisogna decidere qual è il vestito che in quel momento è più adatto a quella storia. Senti, ti giro questa domanda che arriva da Leandro, ce l'ha scritta due volte, ci tiene tanto che io ti ponga questa domanda. Scrive: come facciamo giovani attori a mostrare il nostro talento registi come lei, oltre a fare i casting? Ti lascio rispondere. I casting sono la cosa in cui un attore mostra il proprio talento, o lavorando con altre persone e dandoci la maniera di vedere il lavoro che altri registi hanno fatto, però senza casting è molto difficile perché sì, si possono fare i famosi showreel o i tape, però il momento in cui, almeno personalmente, io faccio quasi tutti i casting personalmente, addirittura le interviste che di solito fa un casting agent, no, io faccio anche quelle e poi faccio anche i provini, perché per me è quasi sempre più importante l'intervista per vedere quanto a fondo io posso mettere le mani dentro un attore piuttosto che il provino su parte. Quindi quella è una maniera meravigliosa, almeno per quanto mi riguarda, di conoscere gli attori e di fargli le famose interviste che sono lunghe chiacchierate per capire qual è l'accento che io ho all'interno di quell'essere umano. E poi, certo, i provini, i casting, gli spettacoli, quella è l'unica maniera che Mi gli sembra attori hanno. di dire ad Alejandro un'agenzia seria, di appoggiarsi a un'agenzia seria per Sì, essere anche quella è difficile perché poi le agenzie, se non hai fatto qualcosa, è molto difficile che ti prendano. È un pochino un cane che si morde la coda. Guarda, i miei ragazzi adesso con i quali ho fatto news, adesso per loro è molto più facile trovare un'agenzia. Prima no, perché anche la gente vuole vedere che cosa sai fare. Quindi, e per noi registi è la stessa cosa. Cioè, noi giriamo con delle sceneggiature e cerchiamo di convincere tutti che sì, sarà un bel film, ma ci presentiamo e chiediamo intanto un sacco di soldi per dimostrare che sappiamo fare qualcosa, mentre all'attore già è più facile perché deve fare qualcosa, no? Di fronte a te. E ci vuole una certa testardaggine, ma anche un certo buonsenso, perché per noi è difficile come per gli attori, noi dobbiamo lesinare appuntamenti con i produttori affinché credano che quelle 95 pagine possano diventare un meraviglioso film sulle quali devono almeno mettere 1 milione di euro. Quindi fa parte del lavoro essere nel momento più brutto della vita, quando nessuno ti dà retta, e magari dopo una settimana nel momento più bello della vita, quando anche ti danno anche troppo retta. Quindi è cercare di avere il buon senso, e la costanza e la pazienza di trovare una via per farsi vedere senza sentirsi, scorati o disperati perché nessuno ti dà retta, perché poi il momento arriva, se uno lavora bene il momento arriva. Quindi, caro, preparati, fai tanti provini, fai tanti casting, adesso stanno girando tutti, quindi c'è tantissimo lavoro, devi cercare di farti vedere da più registi possibili finché non si innamora qualcuno di te e ti accompagna nella maniera in cui ti meriti. Quindi in bocca al lupo ad Aleandro, e intanto Giopio ti scrive che le interviste di Laura sono meravigliose. Allora io Troppo caro. ti ringrazio tantissimo Laura per questa bella chiacchierata che abbiamo Ma fatto insieme. grazie a te, cara, grazie mille. Io vi ricordo che Nude è su Rai Play, potete andare a vedere le 10 puntate, anzi fatelo stasera perché sono veramente bellissime e meritano. La nostra intervista rimane salvata qui nell'IGTV di Alleyoop e fra qualche giorno anche sul canale YouTube di Alleyoop e prossimamente avremo anche un podcast con le nostre interviste. Ti scrivono ancora che erano 30 anni che non si verificava tanti SAT in questo periodo, sta parlando di Tanti? tanti SAT in questo periodo.
Forse il correttore ha scritto qualcosa di sbagliato. Ah. Bene. Saluto tutti quelli che stanno salutando. Grazie a tutti quanti. Grazie Grazie a mille te. dell'attenzione e ci voglio dire, Newt parla di un problema molto importante, ma ha anche tutta la leggerezza dell'adolescenza e anche no, cioè un'emozione, è un divertimento, non è solo tutto così cupo. Ragazzi, non vi spaventate. Assolutamente, mi spiace se ho fatto emergere solo la cupezza stasera, no, No, ma va! assolutamente. Ma assolutamente. Assolutamente no, mi ha dato l'opportunità di essere seria una volta ogni tanto, dato che insomma non lo sono così spesso. Ecco, lo dicono sempre che sono troppo seria, le Ma interviste con basta. me sono, sappiatelo. Cara, Grazie grazie ancora, mille. a presto. È stato un onore. Ciao. Grazie, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.